Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio di The Sims. Nello scorso episodio il commento che ha ricevuto più like è stato quello di Michela, che mi chiede: potresti far passare di età Emma e fare un fidanzato anche per lei? Un like se siete d'accordo con me, magari farla fidanzare con Max come ha detto Margherita. Emma si fidanza con l'amico di Tommy. Allora, sicuramente faremo passare di età Emma, che adesso è a letto, sta dormendo. Sono le 7 di lunedì mattina, quindi tutti devono andare a scuola. Facciamo una cosa, facciamo preparare a Mark, visto che sta già cucinando, la torta per festeggiare il passaggio di età di Emma. Quindi cucina, facciamo torta di fragole, ok, e intanto c'è Tommy che sta facendo colazione, sta mangiando, vediamo, tramezzino il formaggio grigliato per colazione, non male. Tra l'altro Tommy è un po' arrabbiato questa mattina, vediamo se si può sfogare. Chiede di essere indipendente, vediamo. E poi un'altra cosa che dobbiamo fare è quella di aumentare la conoscenza di Emily e Tommy, visto che nello scorso episodio si è interrotta un po' così la loro conoscenza perché sono andati tutti e due a scuola, quindi oggi lavoriamo anche su questo. Ma Mark a che punto è con la torta al cioccolato invece? Ah ok, è ancora in forno, sta finendo di prepararla. E invece abbiamo Emma. Ah, Emma è andata a scuola. Ok, quindi la torta, cioè il compleanno lo festeggiamo quando torna da scuola. C'è la piccola Sofia invece che è ancora a letto, sta dormendo, ho messo il lettino qua. E poi un'altra cosa che voglio fare in questo episodio è trasferire tutta la famiglia in un'altra casa, che però mi sono dimenticata di fare la stanzetta per Sofia, mi sono completamente dimenticata. Quindi poi in un secondo momento andrò ad aggiungere un lettino per lei. Oh mio Dio, cosa è successo in bagno? Tommy pulisci il vasino. Pulisci. Anche Tommaso è andato a scuola, Jessica sta finendo di fare colazione e Marga ha preparato la torta che abbiamo messo in frigorifero. A proposito, forse Marga deve anche andare al lavoro perché sono le 9, quindi vai al lavoro. Altre scelte. Perché non c'è vai al lavoro? Oggi dovrebbe andare al lavoro Mark. Ok, grazie. Ottimo. Il capo di Jessica è rimasto insoddisfatto del lavoro che lei ha svolto da casa e ha guadagnato 0. Bene. Progetto scolastico. Gli studenti possono scegliere il tema del loro prossimo progetto scolastico. Tommaso deve scegliere qualcosa di facile per assicurarsi un buon voto o buttarsi su qualcosa di più impegnativo per imparare qualcosa di nuovo. Per Tommy facciamo un progetto facile. Ok, Jessica De Angelis inizierà a lavorare fra circa un'ora, cosa desideri fare? La mandiamo a lavoro così raggiungiamo più velocemente l'orario della fine della scuola, in sostanza per festeggiare il compleanno. Ok, c'è un po' di casino qua a casa, abbiamo assunto la donna delle pulizie ma non sta facendo più di tanto perché sono veramente un sacco di cose in giro comunque sporche. Il buon voto alza la media, ma il compito è così noioso che Tommaso avrebbe preferito scegliere qualcosa di più stimolante. Ok. Sofia ha molta fame. Oh mio Dio, mi ero dimenticata di Sofia. No, vabbè. Alt. Mi ero completamente dimenticata di Sofia. Ha fame, quindi diamole qualcosa da mangiare. Te la caverai. No, vabbè, poverina. Altre scelte. Cura del bebè. Dai il cibo. Ok. I bebè non possono... Ok, Jessica è nata proprio in questo momento al lavoro, quindi... I bebè non possono essere lasciati a casa da soli, vuoi assumere una babysitter? Direi proprio di sì, assumi una babysitter. Ok. Ah, quindi possiamo giocare direttamente con soltanto con Sofia e la babysitter. Fantastico, dov'è la babysitter adesso? In braccio. E poi chiediamo anche del cibo, visto che avevamo fame. In cibo. È molto triste. È affamata, è super affamata Sofia. Piccolina. Dai, dagli qualcosa da mangiare. Ok, bevanda, vediamo. Ho fatto rientrare Jessica molto prima dal lavoro perché
che la babysitter non dava da mangiare a Sofia, quindi altre scelte, aiuto, chiediamo del cibo alla mamma. Tra l'altro poi abbiamo anche bisogno di andare in bagno, ma in questo caso utilizziamo il pannolino e poi abbiamo bisogno di divertimento. Ok, ed ecco qua, finalmente qualcuno in suo aiuto è arrivato. Ok, finalmente qualcosa da mangiare, patatine. Raggiunto il livello 10 di cucina per Jessica, molto bene. Patatine quasi finite, abbiamo bisogno poi di divertimento. Quindi cosa possiamo fare? Vediamo. Chef, ho perso la notifica. Altre scelte, aiuto. Pannolino per favore, molto triste perché ho bisogno di divertimento, sì lo so. Amichevole. Schede didattiche, vediamo, impara i bisogni essenziali, vediamo. A che ora torna Emma da scuola? Alle 3 del pomeriggio, quindi non manca molto ormai. Povera Sofia, è molto triste. Insegna a ballare a Sofia, dai, così si diverte un po'. Emma è tornata a casa con un progetto scolastico. Completandolo otterrà dei crediti scolastici che aumenteranno se il progetto sarà completato rapidamente. Ok, dov'è Emma? Eccola qui. Un attimo, ho visto Tommaso un po' preso male, un po' preoccupato. Cosa c'è, Tommy? Lamentati dei genitori, no. Tommy è super infuriato, non sto bene per aver avuto uno sbalzo di umore. Sei inesplicabilmente in preda alla rabbia. A volte è difficile essere adolescenti, è complicato tenere sotto controllo le emozioni. Così sarà, infuriato per ben 8 ore. E poi abbiamo Emma che è tesa. Lei è tesa perché per il progetto, no, i sim geni hanno bisogno di stimoli mentali. Sì, ok, prima però soffi sulla torta, le candeline, così passiamo di età. E facciamo fai fuoco e fiamme. Vediamo cosa succede, sono curiosa. Gli ha dato le chiavi dell'appartamento, ok. E poi fa fuoco e fiamme però. Poverina. Maledici l'amicizia, diffondi una diceria, dai la mancia, licenzia, congeda, altre scelte, malizia, facciamo, racconta una leggenda urbana, spaventa, ma sì dai, così si sfuga un po', e poi dai facciamo altre scelte, amichevole, arrivederci. Ok dai, niente, vediamo se la torta è pronta. No vabbè, guardate Sofia, che bella. No, Emma vieni qua a ballare con lei. Oggi Mark ha portato a casa 656 simoleon, perfetto. Vediamo se viene Emma qui. Ok, quella che sta andando. Emma invece ci dà dentro più di gusto. Comunque andiamo da Jessica. La torta è in forno, la stiamo ripreparando perché in frigorifero è sparita, non c'è più, quindi rifacciamo la torta di fragole. E la torta è pronta, quindi a questo punto direi Jessica, mettiamo addirittura le candeline. Quindi aggiungi le candeline. E quindi Emma vieni qui e esprimi un desiderio e poi facciamo soffia sulle candeline. Soffia sulle candeline. E Tommy, dai, così ti diverti un po', festeggia. Vediamo. Yeah! Eccola qua che arriva Emma, ci siamo quasi. Emma diventerà adesso un adolescente come Tommy. Mi sta cantando la canzoncina. Ok. Ok, Emma è passata di te.
L'adolescenza ti aspettano le pene d'amore, i pantaloncini da palestra sudati, gli sconvolgimenti ormonali. Ti conviene prepararti bene, il viaggio inizia qui. Genio per lei, scegli un'aspirazione. Facciamo a questo punto creativa. E pittrice straordinaria, il sim vuole che la propria vita sia interamente dedicata all'arte e alla pittura. Genio musicale, il sim vuole essere un musicista e un cantautore esperto. E poi abbiamo autrice di bestseller, il sim vuole scrivere libri e diventare un autore famoso. Facciamo questo. E poi scegliamo un altro tratto. Allora, è un genio, come tratto abbiamo messo. Creativa ci potrebbe stare. Questi sim tendono a essere ispirati, possono condividere idee creative con altri sim e turbarsi se non sono creativi per un certo periodo. Direi proprio che ci sta, quindi. Perfetto, vediamo com'è diventata. Oh mio Dio! È un po' in carne, ha un po' i fianchi larghi. Benvenuta Emma nell'adolescenza. Facciamo subito una cosa. Trasferiamo adesso tutta la famiglia nell'appartamento nuovo, così vi faccio vedere la casa e poi mandiamo Tommy nell'appartamento di Emily, così si conoscono meglio, visto che nello scorso episodio sono riusciti a scambiarsi soltanto poche parole, due chiacchiere. Quindi facciamo questo adesso. Il nuovo appartamento, come vi avevo mostrato in uno dei precedenti episodi, l'ho collocato in questo palazzo, nel quartiere, nei quartieri alti. E quindi direi di trasferire la famiglia. Quindi selezioniamo e facciamo trasferisci l'unità familiare e portiamola qui. In questo appartamento che costa parecchio perché comunque essendo nei quartieri alti l'affitto è molto molto alto. L'affitto settimanale è infatti di 3.750 simoleon, c'è una cauzione di 16.500 e l'arredamento vale 38.732. E anche se l'indirizzo esclusivo è molto sufficiente per occupare questa suite mirabolante, il loft all'ultimo piano e le finestre alte dal pavimento al soffitto ne aumentano senza dubbio l'attrattiva. I tratti del loft sono vista grandiosa, le splendide vedute sollevano senza dubbio il morale a chiunque. Infatti questo appartamento, ragazzi, mi fa veramente impazzire, mi piace molto. Ovviamente, come mio solito, sono andata a sistemarlo. Infatti manteniamo i mobili, ammobiliato e acquistiamo. Prima di giocare voglio farvi vedere l'appartamento, appunto. Innanzitutto guardate la vista, cioè spettacolare, veramente spettacolare. Ci sono un sacco di grattacieli altissimi. Dall'altra parte ho visto anche una bella piscina, insomma la vista da qua è veramente eccezionale. Questa è la vista di sera che poi affaccia anche sul mare, sul lago, non lo so. E ci sono anche le strade, è veramente molto bello questo quartiere. In realtà l'espansione vita in città, come avete potuto capire, mi piace tantissimo perché le case sono tutte situate in questo quartiere e anche di notte quando tutta la città si illumina, cioè guardate che spettacolo e che meraviglia, cioè veramente bellissimo. E adesso vediamo un po' velocemente com'è l'appartamento, anche perché comunque poi ci giocheremo insieme e riuscirete poi a vederlo bene tutto nei minimi dettagli. Adesso vi faccio un tour veramente super super veloce. Questo è l'ingresso. Subito una volta entrati c'è il bagno che è abbastanza grande, infatti ho messo la vasca e due lavandini. Poi c'è questo corridoio dove ho messo un po' di decorazioni, queste che mi piacciono veramente molto, cioè guardate questo stile, io lo adoro. Poi subito dopo l'ingresso si passa in cucina, c'è anche il tavolo del salotto, la cucina è veramente enorme, guardate, è gigante. Ovviamente poteva non essere bianca, certo che no. Poi c'è questo muro, diciamo, in mezzo alla stanza che quindi divide il salotto dalla cucina. Ho messo il televisore, il divano e guardate che bella la vista dal soggiorno con tutte queste vetrate. È veramente molto molto bella. E da quest'altra parte, quindi uscendo dal soggiorno, c'è questo piccolo angolo, piccola zona ufficio, chiamiamola così, che ho creato principalmente per Jessica, visto che è appunto una influencer, diciamo così, quindi sicuramente questo angolino è più adatto a lei che non a Mark. E poi c'è il piano di sopra. Le scale che portano al piano di sopra si trovano praticamente in soggiorno.
E il piano di sopra è fatto così, è un po' sotto forma di loft appunto, quindi dal piano di sopra si riesce a vedere nel piano di sotto. Passando da questa porta si va nel bagno, che è questo, anche qua due lavandini, anche qua ho messo due vasche, quindi probabilmente magari nel bagno di sotto andrò a modificare con la doccia, non ci avevo fatto caso. Poi questa zona l'ho adibita alle camere da letto dei ragazzi, questa è decisamente la camera di Tommy, la cameretta è piccolina in realtà perché la zona sopra non è grandissima, ho preferito fare un secondo bagno, però fatemi sapere magari se preferite le stanze dei due ragazzi separate. E qua ho messo la camera di Emma, visto che è passata d'età, quindi adesso è un adolescente, ho messo i mobili un po' più indicati per la sua età. E anche questo angolino devo dire che mi piace molto. Ho messo la scrivania privata personale sia per Tommy che questa, sia per Emma che di qua. Mentre invece quest'altra porta nella camera da letto dei genitori, che è questa. In realtà è abbastanza, in questa zona è abbastanza vuota, però magari poi col tempo andrò a riempirla maggiormente. Anche questa camera con le vetrate, letto matrimoniale, e la zona che ho curato maggiormente, l'angolino che ho curato di più è stato questo. Ho messo due cassetti, era uno specchio, e per abbellire un po', abbellire tra virgolette in realtà perché non è che è proprio bello da vedere, però per riempire un po' la stanza ho messo il ferro da stiro che mi sa proprio di vita reale. E questa in sostanza è la casa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace, spero tantissimo di sì. Avevo voglia da un po' di episodi di cambiare appartamento e finalmente sono riuscita a completare questa casa. Come dicevo, però, se avete notato, mi sono dimenticata di mettere appunto il lettino per Emma. Ecco qua, per Sofia, scusate. Ecco qua tutta la famiglia. Adesso vorrei andare con... Aspettate. Vorrei andare con Tommy nell'appartamento di Emily, così per farli conoscere di più, per farli conoscere meglio. E nel prossimo episodio andrò a cambiare come sempre il look di Emma. Ormai questo lo sapete, ogni volta che passano di età cambio sempre il loro look, però questo lo vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, commentate qua sotto scrivendo quello che vorreste vedere nel prossimo episodio, così il commento che avrà più mi piace vincerà e farò quello che avete deciso voi. Niente, visto che non c'è in casa nessuno e Tommy ha voluto fare il galantuomo perché gli ha portato giù lo sporco, insomma la spazzatura, quindi fantastico Tommy. Visto che comunque lei non è in casa, a questo punto viaggiamo direttamente insieme a lei, quindi viaggia con Emily, ok, e vediamo un po' se viene con noi oppure no. Ok, Emily ti incontrerà lì. Dove li possiamo mandare? Qua abbiamo gorgheggio costiero, ambiente da festa. Poi c'è il bar Aura Romantica, dai andiamo qui, che è sicuramente un posto molto carino, molto chic. Insomma, per Emily è perfetto, quindi andiamo. Ed eccoci qua, sono arrivati. E vediamo un po' cosa possiamo fare. Altre scelte, amichevole, compimento sincero. Poi facciamo altre scelte, amichevole, chiedi della sua giornata, partiamo molto cauti. E poi altre scelte, amichevole e abbraccia. Poi facciamo rallega e anche chiedi della giornata, parlotta della cotta. Esprime ammirazione, ok, e poi abbiamo detto vai invisibile per il diventare grande, no, e altre scelte, amichevole, condividi foto, vediamo, ok, sì. Comunque stavo notando che Emily ha la faccia molto grande rispetto a quella di Tommy, quindi io dovrò modificare questa cosa. Comunque poi, vantati della scappatella? No, direi di no. Altre scelte, amichevole, abbraccia di nuovo, e poi facciamo altre scelte, buffo, facciamola ridere un po', e fai delle facce buffe,
Ok, poi qua possiamo fare qualcosa. Sono un pianista, no, siediti, no, niente. Ma comunque non si sono abbracciati. Altre scelte amichevole. Abbraccia, vediamo. Ah no, o oh, sì, forse sì. Ok, molto bene. Quindi proviamo qualcosa di romantico. Altre scelte, romantico. Complimentati per l'aspetto. Wow, c'è anche la musica romantica. Poi facciamo altre scelte, romantico. Dove stai andando? Flirta, vediamo un po'. A parte che quasi quasi cambiamo gli abiti. Abiti, cambia abito, vediamo. Così. Ok. Vediamo se ci sta. Ok, quindi altre scelte, romantico, battuta di abbordaggio audace, ok, siamo fiduciosi. Altre scelte, romantico, scambio numero di telefono finalmente, ok, vediamo se gli lascia il numero, vediamo un po'. Glielo lasci il numero? Mi sa di sì. Yeah! Ce l'abbiamo fatta. E poi facciamo altre scelte. Cosa c'è? È stanco. Sì, è decisamente stanco. Quindi, cosa fai? Canti? Canti per lei? Ok. Dai, così ti eserciti un po', poi puoi ballare con lei magari. Balla con Emily, certo, facciamolo. Sì, senza musica però, peccato. Ah no, c'è, eccola qua, è un po' bassa però c'è. Ok, poi facciamo altre scelte, romantico e... Rivela la cotta. Dai, proviamoci. Ok, quindi. Ok. Comportati con durezza, diffondi i ceri sul fichi fichi, fai pressione affinché si conformino. Altre scelte, invita a ballare, Cera. Non insegna a ballare, invita a insegnare a ballare. Vediamo. Direi poi di chiudere l'episodio con loro due. Qui. Vediamo. Ok. Dai, però non sta andando male. Altre scelte, romantico, stringi. Dove vai? Alt. Alt. Dove stai andando? Perché? Magari sta andando in bagno, poverina, né? Però vediamo. No, infatti non è più selezionabile. Chiama da te il gruppo. Questo sim è troppo lontano. No, se n'è andata. Esatto, se n'è andata, non c'è più. Però proviamo, vediamo se abbiamo il suo numero, cosa possiamo fare, se c'è qualcosa, qualche opzione. Allora, invia chiacchiera con, vediamo, chiacchiera con, eccola qua, Emily, vediamo se risponde. A parte che è stanco perché è tardi, cioè non è tardissimo, però è stanco. Però sono al telefono. Ok, niente, dai. A questo punto mando Tommy a casa. Hello.
che domani è un altro giorno, però almeno si sono scambiati i numeri di telefono, possono messaggiare, possono chiamarsi, chiacchierare un po' insieme. Insomma, lei non è stata troppo distante, diciamo, per essere non flirtante. E niente, io spero ragazzi che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un bel pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi episodi. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!